fate avvolgere dall'incanto, oh yeah! Cosa si vuole da destino? Fuori dai talent show, ma dentro la musica. Lo slogan che ha accompagnato le audizioni iniziate a novembre della prima edizione di A Viva Voce dà il senso dell'iniziativa fortemente voluta da Piero Cassano e Fabio Perversi dei Martia Bazar, la cui serata finale è stata presentata dai conduttori televisivi Paolo Notari della RAI e Daniela Mazzacane di Telenorba. Un conto è ascoltare un provino sintetico, un CD, un conto vedere questi ragazzi come si presentano, vestiti in una certa maniera, che tengono il palco, hanno 15 anni e sono pronti per far concerti all'Olimpico di Roma, insomma, quindi credo che questa sia un'occasione importante, no Daniela? Importantissima, perché questo qui stasera non è un concorso ma è un'audizione dove tutti i ragazzi sono finalisti e sono vincitori, e il vincitore però sarà decretato tramite un scarico su iTunes e su tutti i siti musicali. Non una gara dunque per i 25 finalisti già vincitori tra cantautori, interpreti e compositori che hanno partecipato alle audizioni, piuttosto l'occasione finalmente di esibirsi. Stavo in pace con me stesso quando sono emerso, mi han detto men spacchi, mettici impegno, sempre per strada giravo in gruppi, il mio unico sbaglio che ho sempre ascoltato tutti, chiudevo barre con...